Vabbè, oltre a lei, ragazzi, dovevo aggiungere anche. E poi c'era anche lui. Però io volevo aggiungere due sgabelli, due cose rustiche. E ho trovato questi due tronchi. Vediamo cosa salta fuori. Allora, ragazzi, per prima cosa sono andato a tagliarlo con la motosega. Qui sono dovuto andare a pulirlo e cercare di tirare via questa corteccia. L'unico modo che vedo che funziona rimane sempre questo, quindi mi tocca pulirlo tutto così. Volevo pulire tutta questa corteccia e ridare una pulita con questo, cercare di dargli un impregnante sopra. Oppure lasciarlo così com'è e dargli solo un olio e vedere un attimino come salta fuori. Con una carta lamellare e un flessibile dovremmo dare una carteggiata e nello stesso tempo appiattire per bene questa parte qua. Adesso le darò questo impregnante protettivo per il legno.
Ragazzi, ho pulito anche quest'ultimo, più o meno i processi di lavorazione e pulitura sono stati uguali, quindi questo qua è un po' più piccolo. Adesso gli darò l'impregnante e dopo gli metterò i piedi. Mi è piaciuto tanto questo stile così, volevo lasciarlo così rustico com'è nel suo stato originale. Gli ho dato solamente una mano di impregnante sopra, l'ho carteggiato, gli ho dato quella roba qua. Allora ragazzi, oltre ai due tronchi che andranno posizionati qui, andrò a coprire anche questa parte di muro e andrò a mettere una foto murale. Allora, è un tessuto autoadesivo semitrasparente in poliestere per la copertura di finestre e altre superfici lisce, tra cui il metallo e la plastica. Riduce la luce solare e la temperatura nella stanza. Inoltre ti fornisce la tua privacy all'interno senza bloccare la vista all'aperto. Il prodotto può essere montato su superfici lisci e piatte come vetro o acciaio inossidabile e anche su superfici di tipo murale. Vi lascio un link, vi faccio vedere anche il sito, vi lascio il link in descrizione, andate a scoprire, si chiama Veilish Film. Allora ragazzi, per attaccare la parte al muro, che è diversa da quello che ci servirà per attaccarla al vetro, mi aiuterò con un cutter che taglia bene, se no tirate via la prima parte del cutter e state attenti che il cutter taglia bene, un metro, qualcosa per pulire il muro che non abbia la polverina e un eventuale righello. Partiamo sempre dall'alto, verifichiamo se siamo inquadrati bene, stacchiamo 3 cm dalla parte alta, poi dovremo mettere la mano sotto e cercare di tirare il film che si trova sotto. Se si formano delle bolle, si alza e si stende con la mano, ma dovrebbero andare via veloce perché è un prodotto che sembra una rete, una tela, quindi non rimangono le bolle. Io lo tengo un po' alzato e mano a mano vado giù con la mano a stendere tutto. We'll be right back.
Allora ragazzi, anch'io qui andrò a coprire questo vetro qua con la pellicola della Veilish. Andremo a sfumare questa parete in vetro. Andremo prima a pulire il vetro. Non vede niente. Da un tocco di eleganza, un po' di privacy per i nostri bagni o per le nostre case. Si toglie facilmente, si rimette a posto. Per oggi è tutto ragazzi, ditemi nei commenti se vi è piaciuto questa idea qua di questi due tronchi semplicissimi, lasciami un like se ti è piaciuto il video, iscriviti e noi ci vediamo con un altro video tutorial, ciao!